Si vede, bisogna aver spostato un po' più su. Ma si vede. Hanno fatto una grande festa di 2 giorni, una dentro all'albergo e il giorno dopo invece in una piazza, non è la prima volta, anche dopo poi vedrete le foto vi spiego qual è stata la prima festa. Comunque in una piazza, perché poi questa idea comunque di creare relazioni col quartiere, aprire a fuori, cioè creare una reale possibilità di convivenza, non solo di ospitalità di persone che hanno bisogno, è un punto centrale di questo progetto. Questo è un motto composto da questa frase che vuol dire lottiamo insieme e sì, vivremo insieme, che adesso è viviamo insieme. Questo è uno dei primi momenti, diciamo, dell'occupazione, una delle prime manifestazioni che hanno fatto. Questo ci torniamo dopo. Questa invece è la manifestazione di ieri. Ieri c'è stata una chiamata sia locale di tutti gli scuoti dell'occupazione e poi di tanti altri gruppi, anche se la chiamata sarà firmata solo dalle occupazioni, ma semplicemente perché nella fretta non hanno coinvolto gli altri. E poi una chiamata internazionale a organizzare azioni a loro sostegno, una manifestazione di cui poi vediamo anche se abbiamo altre immagini di notte. È andata abbastanza bene, sono andati sotto il Ministero della Giusta, appunto. Questo è il palazzo, visto da fuori. Questo è l'ingresso e questo è il momento in cui la scritta qui, non so se si legge bene, comunque vuol dire viviamo e impariamo insieme. E questi sono i bambini che, altra cosa molto bella di questo progetto, ad Atene, il City Plaza per primo, mentre si navigava nella confusione, nel caos più totale rispetto a cosa faranno questi bambini quando inizia l'anno scolastico, perché è evidente che non potranno essere in Germania o in Svezia, e la gestione, diciamo, governativa è stata, dire, parecchio carente, già essere molto generosi, nel senso che non si sono organizzati perché, allora, è vero che la Grecia sta in difficoltà, che tutti sanno, e che anche se qui non se ne parla più e sembra che non ci sia più problema, la situazione è sempre peggio. Pochi giorni fa, il 15, all'Eurogruppo, insomma, è stato un altro passaggio, il governo naturalmente fa quello che fa il governo, quindi cerca, si trasmette la prima vittoria di questi anni di memoranda. In realtà non è nessuna vittoria, del debito ancora non si ragiona, se non per dire che se ne parlerà nel 2018, quando finisce questo 3 anni di terzo, che già chiamano quarto memorandum in Grecia. Quindi i risultati in casa non se ne è portati nessuno, e adesso ne dobbiamo mettere misure perché sennò appunto non veniamo a capo, però la situazione, nonostante qua ci sia il silenzio tombale, è sempre più un disastro, e certo, se poi non si accontenta di quelle 3 lire, peraltro a rischio, che sono state messe a rischio adesso, che sono state messe per un totale di poche centinaia di migliaia di persone a fronte di quasi 4 milioni o già sotto la soglia di povertà o a rischio di entrarci lì, sul baratro, che vuol dire già essere molto poveri, di parziale sussidio alimentare, parziale sussidio per l'affitto, parziale sussidio per l'elettricità, qualcosa è stato fatto. Non è neanche vero che la prima, come qualcuno ha scritto qui, che era, come qualcuno è riuscito a cercare di convincermi, da dirmi anche qualche giorno fa da Atene, che è la prima volta che c'è un piccolo surplus, un avanzo di bilancio e quindi una ridistribuzione, perché questo era già successo nel 2014 con Samaras, in Zelos, c'era stato un piccolo avanzo di bilancio e avevano fatto questa roba chiamata dividendo sociale, 500 euro a tot numero di persone. Comunque sono, e poi c'è stata la misura una tantum di dicembre, no? Una certa quota di pensionati fatta, raccontata come tredicesima, naturalmente un'altra cosa.
poi solo a certi, sotto certi livelli di reddito. Vabbè. Invece, e lo stesso è successo con Squilibrio, è chiaro che c'è una situazione economica disastrosa, però è anche chiaro da una parte che c'è una impreparazione e che il 2015 è stato un cataclisma, nel senso che un paese di meno di quasi 11 milioni di abitanti che si vede attraversato in giro di pochi mesi da 1 milione di persone quasi, cioè sono numeri che in proporzione noi non abbiamo mai visto, noi abbiamo un ciclo continuo del tempo, però il paragone anche con la popolazione è molto più limitato, no? Quindi sicuramente è stato un cataclisma, dopodiché c'è un'impreparazione abbastanza impressionante e c'è stata una politica molto precisa che poi a un certo punto è venuta un po' a patti con la realtà, che questi ragazzini rimanevano lì, non si potevano fare niente, ma no, non voglio gli aggiornamenti adesso, grazie. Ma e la politica, per dire in 3 parole, è deterrenza, cioè creiamo Musalla si è un nuovo ministro nuovo da un pezzo della migrazione, non a caso la precedente è stata sostituita. La vera verità, ma io non adesso sono ce lo dico io, in un senso, cioè mille volte, compreso in questi 10 giorni, ho incontrato amici giornalisti che fanno un mestiere seriamente, che compreso questo Dimitri che dovevamo sentire, per parte che non avevo neanche tempo, ma che oggi è stato, mi ha chiamato mentre venivo in treno, che è stato mandato a Evros al confine con la Turchia per l'emergenza che raccontava qualcuno di noi prima. Però appunto anche in questi giorni ad Atene ho visto 2 volte, abbiamo fatto lunghe chiacchierate sul pezzo e con lui e con altri, cioè, e peraltro sono cose che sono state anche parzialmente dichiarate. Beh, quella che l'accordo con la Turchia è assolutamente essenziale per la Grecia e che nulla lo può mettere in discussione, pena la catastrofe, queste sono dichiarazioni, posizioni pubbliche ufficiali prese da Tsipras, dal suo ministro della migrazione, che sono i due che parlano della cosa, ma anche dal ministro appunto dell'ordine pubblico, quindi sono posizioni ufficiali e così registrate. Dopodiché ci sono state uscite di Musdalas già dall'inizio, no? Legate ad alcuni eventi che adesso non si può dire tutto, però per una frase tipica, la prima uscita per dirvi emblematica in questo senso, che riguardava immigrati provenienti più da quei pochi che arrivavano allora, provenienti più dal Nord Africa che non dal Medio Oriente, perché Mustafa deve sapere che qui non c'è da festeggiare, non c'è festa, no? Sostanza, alcune di questi, marocchini e algerini, le hanno prese e messe in un posto infame a Corinto, in centro di detenzione, qui c'è stata una mobilitazione, non vi dico, un posto veramente infame e con un'assistenza che conosco. Cioè che già uno ha la parola a sentirsi nominata e di fronte a queste reazioni la risposta è stata Mustafa, cioè il nordafricano medio, deve capire che la Grecia non è roba per lui, no? E quindi ecco, questa logica qui è abbastanza quella che cioè, è stato un po' un bilanciamento tra non sappiamo come affrontare questa cosa, sappiamo dove mettere le mani, non siamo organizzati, però anche, e non ci vogliamo neanche tanto organizzare, perché forse mai che questi continuano a venire, più tutto il pasticcio a livello europeo, le ONG, che lì alcune lavorano bene, tante hanno lavorato malissimo, ma malissimo, malissimo. E poi è stata anche un po' terra di conquista, no? Nel senso che quando si è capito che davanti a questo cataclisma arrivavano fiori di soldi dall'Unione Europea, probabilmente non mancano mai di loro, perché dicono aspetta un attimo che forse lì c'è qualcosa da raccattare. Ecco, è già Olga al Skype, adesso dopo 2 minuti la chiamiamo. Ecco, allora anche la scuola è stata una cosa così, inseriti tantissimo, inseriti pochi, inseriti a scaglioni, senza né i fondi, perché non ci sono i soldi, però neanche la volontà di, come dire, di
arruolare insegnanti che si occupano, perché chiaramente si va in mia, la lingua, no? Non è che puoi precipitare in una classe greca. In alcuni posti ci sono state rivolte molto, però pochi posti, anche se molto numerose, di genitori o insegnanti pochi, comunque consigli comunali, sindaci che si sono opposti anche con una certa violenza alla missione a scuola dei bambini, anche perché le cose non sono, cioè in alcuni posti tipo al Pireo quest'inverno c'erano quelli di Alba Dorata e punto. Aspettate un attimo che vi dico se aspetta. Che ore sono? L'avete l'orologio?